il Comune di Piazza Armerina ha stipulato una convenzione quinquennale con l'Università degli Studi di Messina. La convenzione riguarda la facoltà di scienze infermieristiche. Delle interessanti novità prevede questa convenzione e di questo ci parlerà il sindaco Carmelo Nigrelli e l'assessore alla pubblica istruzione Innocenzo Di Carlo. Come sapete, la conferenza stampa di oggi è stata indetta per informarvi nel dettaglio della convenzione che è stata stipulata tra il Comune e l'Università degli Studi di Messina, con l'accordo, la collaborazione costante dell'Università Core di Enna, che riguarda il corso di scienze infermieristiche. Fino ad ora in provincia di Enna c'era un corso sempre con l'Università di Messina in convenzione con la Core di Enna, un corso di scienze infermieristiche ad Enna. È un corso di scienze infermieristiche a Piazza. Attualmente ci sono 40 iscritti al terzo anno e 25 iscritti al secondo anno. Sulla base di una collaborazione costante, come dicevo, col presidente della Core e con l'Università di Messina, si è arrivati ad una decisione che è quella che vede la presenza di scienze infermieristiche solo a Piazza in provincia di Enna. È una nuova convenzione che parte dal primo anno, con 90 iscritti. Avrebbero dovuto iniziare i corsi il 1° di novembre, li inizieranno la prossima settimana qui a Piazza. La Core non partecipa più a una convenzione con l'Università di Messina, e la nuova convenzione è quindi stata stipulata a tre, tra Messina Comune e ASP. La convenzione prevede che il Comune metta a disposizione del corso di scienze infermieristiche il complesso di Sant'Anna che l'anno scorso ospitava archeologia. Si tratta però di una situazione diversa perché il corso di archeologia aveva un numero di allievi inferiore. Questo corso avrà 90 allievi per anno, quindi a regime fra 3 anni saranno 270 studenti. Questo significa che è necessario realizzare dei lavori. Stamattina mi hanno già predisposto l'ordinanza per fare i lavori urgenti a Sant'Anna, che consisteranno nel unificare due aule per realizzare un'aula da 90 posti. Poi avremo tempo alcuni mesi per sistemare la seconda aula e poi nel tempo la terza. Nelle prime 2 settimane, quindi a partire dalla prossima settimana, quando inizieranno le lezioni, i corsi saranno tenuti in via temporanea nella sala Alfredo Chiara. Per noi chiaramente è una grande scommessa perché significa mettere non solo a disposizione i locali, ma diciamo essere, avere l'opportunità di gestire l'intero corso. Abbiamo già previsto la struttura organizzativa che si occuperà della gestione, che dovrà prevedere chiaramente dirigenti del comune, e ai dirigenti del comune verranno per un periodo che sicuramente sarà almeno inizialmente, che poi speriamo possa anche continuare. Verranno, diciamo, avremo la collaborazione anche di coloro i quali dell'amministrazione dell'ASP hanno gestito fino adesso il corso di infermieri professionali per Piazza Armerina. Probabilmente entro fine settimana avremo un incontro con il coordinatore del corso, che è il professor Malamace, che verrà anche per visitare anche i locali che temporaneamente sono messi a disposizione degli studenti, visto che entro i prossimi 15 giorni, quando verranno completati i lavori del Convento Sant'Anna, verranno poi successivamente trasferiti nella sede che sarà definitiva. È chiaro che non sfugge a nessuno la rilevanza diciamo, di questa grande possibilità sulla quale ci siamo scommessi, perché si tratta di portare qua circa 300 ragazzi che in pianta stabile dovranno necessariamente così stabilizzarsi a Piazza Armerina, perché non soltanto dovranno diciamo, seguire le lezioni frontali, ma dovranno effettuare anche il tirocinio pratico presso la struttura ospedaliera.